Si stima che ogni 2 giorni nel mondo si produca una quantità di dati pari a tutti quelli che l'umanità ha prodotto nella sua intera storia dalle origini agli anni 2000. L'affermarsi dell'industria 4.0 e in particolare dell'Internet of Things traghetterà l'umanità ancora oltre nell'era del cosiddetto Brontobyte. Il Brontobyte è un'unità di misura della quantità di dati pari a 1 miliardo di miliardi di miliardi di byte. Per capirci, un brontobyte corrisponde a 1 miliardo di volte l'intera produzione umana di dati dagli albori a oggi. Questa mole impressionante di dati viene definita Big Data. I Big Data sono una fonte che per volumi, velocità di acquisizione, complessità e variabilità dei dati richiede forme innovative di immagazzinamento, trattamento e analisi per ricavare informazioni, conoscenze e insight utili alla presa di decisioni. Le componenti dei Big Data sono le più diverse ed eterogenee, dai dati strutturati e semistrutturati contenuti in database, fogli di calcolo o strutture come le pagine web, fino ai dati non strutturati come testi, immagini, video e suoni registrati. Altrettanto variegate sono le origini dei dati: sensori, videocamere, dispositivi IoT, software, wearable, fino ad arrivare alle mail, al web e ai social. Alcune sorgenti sono interne all'azienda, altre sono esterne, ma possono essere integrate per effettuare le analisi del caso. In altre parole, possiamo dire che i Big Data sono un flusso continuo di dati polverizzati e dispersi che devono essere raccolti e trattati con tecniche speciali per poterne estrarre informazioni e conoscenze utili. Innanzitutto, la loro varietà, destrutturazione ed eterogeneità li rende inadatti a essere raccolti nei classici data warehouse aziendali. Occorre quindi una tipologia diversa di archivio, che viene definita data lake. Il data lake è proprio come un lago, un bacino in cui vengono raccolti nel loro formato nativo tutti i dati che giungono attraverso i diversi immissari, cioè le sorgenti che li generano. In secondo luogo, le caratteristiche intrinseche dei Big Data rendono inapplicabili le metodologie di analisi basate sulla statistica convenzionale. È per questo che si parla di Big Data Analytics, che costituiscono un po' gli emissari della nostra metafora, ossia un flusso di informazioni e conoscenze che viene estratto dal Data Lake. Possiamo identificare 4 famiglie principali di Analytics, in funzione della domanda di business cui rispondono. Analytics descrittivi, che rispondono alla domanda «che cos'è successo?». Analytics diagnostici, che formulano ipotesi rispetto al «perché è successo?». Abbiamo poi analytics predittivi, che offrono previsioni sul «cosa potrebbe accadere?». E infine analytics prescrittivi, che si spingono ancora più in là, fino a suggerire risposte alla domanda «e quindi, che cosa è meglio fare?». Gli analytics descrittivi raccontano il passato. Descrivono e rappresentano cioè i dati disponibili in una forma interpretabile e comprensibile agli esseri umani. Attraverso tecniche come il data mining e la regressione, vanno alla ricerca di potenziali pattern nascosti nei dati, cioè di correlazioni tra variabili da rendere evidenti. Sono gestiti attraverso i tradizionali sistemi di business intelligence che gran parte delle aziende già utilizza a supporto dei processi decisionali. Gli analytics diagnostici scavano in profondità e vanno alla ricerca delle cause degli eventi. Con metodologie come le reti bayesiane, ad esempio, gli analytics diagnostici sono in grado di identificare la causa di una non conformità in fase di controllo qualità, oppure le caratteristiche e le ragioni che accomunano i clienti che decidono di andare da un competitor. Sotto il cappello di analytics predittivi, invece, viene raccolta una vasta gamma di tecniche, come la modellazione e il machine learning, che analizzano i dati correnti e passati per fare previsioni probabilistiche sul futuro o sull'accadimento di eventi incerti.
Ad esempio, sistemi di manutenzione predittiva possono integrare tutti i dati provenienti dalla sensoristica a bordo macchina e dallo storico del funzionamento per intercettare precocemente delle anomalie e intervenire prima che si verifichi un guasto. Sistemi di CRM avanzato invece possono analizzare il comportamento dei clienti e segnalare quali di essi sono a rischio abbandono oppure sono prossimi a effettuare un acquisto. Se pensiamo poi ai sistemi di pianificazione della produzione, ecco che gli analytics predittivi possono fare previsioni attendibili sulla domanda, basandosi su correlazioni tra tutti i dati storici sia interni che esterni all'azienda. Pensate che persino alcune università utilizzano gli analytics predittivi per assegnare un punteggio che stima la probabilità di successo accademico di ogni singolo studente, integrando i dati sull'andamento e sulla regolarità degli esami, la frequenza degli accessi alle aule e ogni altra attività online. Insomma, gli analytics predittivi permettono alle organizzazioni di diventare proattive e di anticipare risultati e scenari attraverso un approccio cosiddetto data-driven, che migliora continuamente prendendo in input i dati di ciò che poi realmente si è verificato per affinare ulteriormente la propria capacità previsionale. L'ultima categoria è quella degli analytics prescrittivi. Si tratta di algoritmi di ottimizzazione e di simulazione il cui scopo è suggerire soluzioni operative al decisore per cogliere delle opportunità o ridurre dei rischi. Sebbene ad oggi solo il 3% delle aziende ne faccia uso in maniera strutturale, rappresentano uno strumento straordinariamente potente per l'ottimizzazione della pianificazione, della produzione, della supply chain e per la customer retention. I big data, in conclusione, rappresentano una vera e propria miniera d'oro a disposizione delle piccole e medie imprese, e la capacità di sfruttarli attraverso gli analytics sarà sempre di più un fattore di efficienza, innovazione e vantaggio competitivo sul mercato.